Buonasera e benvenuti anche questa settimana al Punto Punto Web. Questa settimana faremo il punto, come al solito, su diversi argomenti. Apriremo con la vita amministrativa di due cittadine, di Nuoro e di Piedimonte Etneo, con in collegamento i sindaci Alfio Cosentino e Ignazio Puglisi. Continueremo poi con l'angolo, la rubrica dedicata alla psicologia, con la nostra dottoressa Eva, e poi ancora torneremo nella settimana sanremese. Torneremo chiaramente a parlare di Sanremo, perché siamo proprio nel vivo della settimana di Sanremo, e lo faremo con la giornalista Sandy Sciuto. E poi andremo a Mascheri, dove il dottore Salvatore Villotta ci dirà cos'è la rete civica della salute. La seconda parte del nostro programma sarà poi dedicata al libro, il primo romanzo di Valentina Seggi, una giovane autrice di Fiume Freddo di Sicilia, con questa sua prima fatica letteraria, dal titolo Mariposa. E poi, in ultimo, parleremo di sport con il nostro Marcello Mazzari. Ma prima di cominciare, come sempre, il primo spazio è dedicato all'appuntamento con gli Scomicon, e noi oggi abbiamo annunciato questo appuntamento, questo ospite eccezionale, con questa vignetta che annunciava appunto questo Scomicon di Edoardo Puglisi, che stasera canterà al Festival di Sanremo. E questa sera quindi avremo in via del tutto eccezionale questo cantante Scomicon di Edoardo Puglisi, nell'animazione dell'artista Edoardo Puglisi e dell'artista Marie-Claire Della Michelle. E quindi, insomma, andiamo ad assistere all'esibizione di questo Scomicon cantante. Male al nostro Scomicon cantante di Edoardo Puglisi. Speriamo che invece questa sera ai cantanti di Sanremo 2021 vada meglio. Ricordiamo appunto che questa è un'opera dell'artista di fama internazionale Edoardo Puglisi, animato da Marie-Claire Della Michelle, altra artista nonché compagna nella vita di Edoardo Puglisi, una coppia d'arte e di vita veramente splendida, sia nell'arte appunto che nella vita e nell'amore. Adesso andiamo invece, cambiamo argomento, andiamo a Milo, dove ci attende il sindaco Alfio Cosentino. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, sono passati pochi mesi dalla sua rielezione. Possiamo andare intanto a fare diciamo, un resoconto, un piccolo resoconto di questi mesi, dato che è da un po' che non ci vediamo. Eh sì, da un po' che non ci vediamo, chiaramente tra pandemia e adesso la cenere vulcanica. L'attività esterna si è notevolmente ridotta. Chiaramente tutte le attività, come sappiamo, sono ridotte all'omicino, quindi ci auguriamo che da qua a presto possiamo tornare di nuovo a svolgere la nostra vita normale, quindi anche alcune attività che al momento abbiamo dovuto mettere da parte possono tornare di nuovo
ad essere al centro della, anche dell'attività amministrativa. Sindaco, andiamo a dire appunto nello specifico quali sono le azioni amministrative che si stanno intraprendendo in questo periodo di pandemia ancora non si è ancora conclusa. Abbiamo in programma diverse attività. E una delle cose sulla quale ci stiamo impegnando notevolmente appunto è l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata nella nostra comunità. Adesso c'è stata la nuova gara per quanto riguarda la ditta che si occuperà della raccolta dei rifiuti urbani, e chiaramente alla luce anche di queste novità che riguardano la chiusura della discarica in Grotte San Giorgio, questo comporterà quasi sicuramente un aumento del conferimento in discarica dell'indifferenziata, quindi è indispensabile, no? Intraprendere delle azioni mirate appunto ad aumentare ancora di più la percentuale differenziata, che a Milo non è bassissima, però sicuramente ci sono dei margini di miglioramento, quindi abbiamo iniziato a fare alcune operazioni con volontari. Simone, mi sente? Sì, sento rumore. Ok, ora mi sente? Intanto stiamo facendo un cambio in diretta di microfono, per quello sentire rumore. Ok. Allora, sì, parliamo un po' di questi obiettivi sulla raccolta differenziata. Sicuramente. Ripeto, eravamo attestati. 50%, e l'obiettivo è di raggiungere il 65% nel giro di un mese, quindi io penso che già dei dati abbiamo iniziato da circa un mese questo nuovo sistema, e penso che da quello che mi dicevano gli operatori della ditta, gli addetti della ditta, abbiamo sicuramente aumentato questa percentuale fino ad arrivare quasi a superare il 60% in appena un mese. Chiaramente questo comporta un impegno da parte sia degli operatori, sia da parte dell'amministrazione, ma anche un impegno da parte dei cittadini affinché appunto si possano raggiungere degli obiettivi più importanti rispetto alla percentuale differenziata. Chiaramente questo significa anche mettere in atto delle azioni legate anche al controllo, un controllo più attento del territorio, quindi sanzionare chi non rispetta appunto gli obblighi di legge per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti. Evidentemente è un segno di civiltà riuscire a aumentare appunto la raccolta differenziata, e anche un'esigenza imprescindibile, perché si paventa l'ipotesi che l'indifferenziata conferita praticamente in discarica avrà un prezzo quadruplicato rispetto a quello attuale. Cioè, si vociferava che, tenuto conto che appunto la discarica di Grotte San Giorgio rimarrà chiusa, attualmente si paga l'indifferenziata a 140 euro a tonnellata, se nell'ipotesi della chiusura molto realistica della discarica di Grotte San Giorgio, si parla che si debba portare queste ecoballe che verranno poi confezionate in alcuni centri di stoccaggio, e che verranno a costare circa più di 400 euro a tonnellata, quindi evidentemente è obbligatorio, dobbiamo per forza ridurre al minimo la raccolta differenziata. Milo è un piccolo paese, quindi possiamo anche porci degli obiettivi importanti fino a raggiungere livelli d'eccellenza, quindi questo è il nostro obiettivo da qua a breve. Sindaco, intanto vi chiedo se mi sente bene, perché intanto abbiamo fatto... Sì. Ok. Allora, peraltro appunto verrà attivata la compostiera di comunità e a breve verrà inaugurata appunto a Fornazzo.
Sì, abbiamo fatto questa esperienza con un ritorno adesso. Quindi dicevo che abbiamo attivato questa esperienza con la comunità di Fornazio, una piccola comunità, è stata realizzata assieme in collaborazione con l'associazione Rifiuti Zero, questa compostiera, appunto, che coinvolge 13 famiglie della frazione di Fornazio, quindi un'esperienza pilota che sull'Etna penso che sia, in provincia di Catania penso sia la prima, e quindi noi siamo felici, insomma, soprattutto sono state coinvolte anche delle maestranze locali nella realizzazione appunto della struttura in legno di castagno. Faremo l'inaugurazione, se non ricordo male, il 27 di marzo, e saranno presenti, io ho parlato stasera proprio anche col presidente del Parco dell'Etna, chiaramente anche questo modo di riuscire a coinvolgere gli artigiani locali, insomma, rientra anche tra gli obiettivi che chiaramente un parco naturale come quello dell'Etna si deve porre, e poi quindi coinvolgeremo anche la ditta che si occupa della raccolta e sicuramente l'SRR con la quale siamo in stretto contatto appunto per la gestione della raccolta dei rifiuti. Quindi penso che anche questo momento sarà un momento qualificante per l'azione dell'attività amministrativa e per dare l'idea che Milo è una comunità piccola nella quale si possono sperimentare anche delle azioni innovative rispetto, diciamo, al territorio. Per quanto riguarda invece appunto questo periodo, come accennavo all'inizio, il periodo di pandemia che ancora non si è concluso purtroppo, come sta andando a Milo, quali sono i numeri, come si sta affrontando? Beh, diciamo che da questo punto di vista possiamo ritenerci abbastanza fortunati. Negli ultimi tre mesi, a partire dal mese di gennaio, diciamo che il numero dei contagiati è ridotto notevolmente. Abbiamo avuto parecchi giorni in cui addirittura non si è registrato alcun caso di soggetti positivi. È già da circa 10 giorni che siamo ritornati di nuovo a nessun soggetto contagiato. Questo non significa che non dobbiamo stare attenti, che non dobbiamo mettere massima attenzione nel rispettare le indicazioni che ci vengono impartite oramai da mesi, però voglio dire, fortunatamente la mia comunità si trova in questo momento in una condizione di tranquillità, ma questo, ripeto, non ci deve fare abbassare la guardia, perché è importante evitare, diciamo, appunto al massimo i contagi, quindi mascherine e quant'altro. In questi giorni, come sappiamo, l'Etna ha fatto sentire la sua voce e appunto Milo, diciamo, uno dei comuni pedemontani che ne ha risentito particolarmente. È caduta cenere in grande quantità. Adesso facciamo partire un contributo video di Trebi Meteo che appunto mostra com'è o com'era, insomma, Milo, però già si è al lavoro, credo che siate a buon punto per la rimozione, insomma, della cenere. Ecco, questo è un disagio che cittadine come Milo vivono periodicamente. Sì, diciamo che abbiamo iniziato da quasi una settimana, però la quantità di cenere è talmente tanta che è veramente complicato anche rimuoverla. Abbiamo attualmente 5 o 6 ditte che stanno svolgendo appunto l'attività di rimozione della sabbia dalle strade, però la quantità che è caduta sul territorio di Milo, Zafferana e Santa Venerina, è talmente tanta
che è oggettivamente molto complicato riuscire, diciamo, a portare avanti i lavori di smaltimento. Come vedete dalle immagini, che sono veramente impressionanti, sono cadute in alcuni punti addirittura che una fascia proprio specifica che va dalla parte bassa di Milo verso Zafferana e poi fino a Petrulli, circa mediamente in questa zona circa 9 kg a metro quadrato di lapilli e di sabbia vulcanica. Quindi evidentemente è una situazione di grande disagio, non è la spolverata di sabbia che l'Etna spesso, diciamo, ci riserva. Questa è una situazione eccezionale che chiaramente ha indotto, diciamo, la mia amministrazione assieme ai colleghi di Santa Venerina e di Zafferana Etnea a richiedere al Presidente della Regione Siciliana lo stato di emergenza, perché evidentemente i numeri sono importantissimi. Noi abbiamo stimato che per rimuovere la cenere dalle strade chiaramente che in questo momento viene stoccata in forma temporanea su uno spazio appositamente individuato, ma che poi deve essere smaltita in quanto un rifiuto speciale, perché praticamente non può essere considerata, cioè non si può abbandonare, ma bisogna appunto pensare poi al conferimento, quindi allo smaltimento. Abbiamo stimato dei costi che sicuramente andranno rivisti, ma che si aggirano intorno dai 500-600 mila euro solo per il comune di Milo. E insomma, sono numeri chiaramente importanti. Sì, importanti, che chiaramente porterebbero, cioè, se non supportati appunto da uno stato di emergenza che sostenga appunto le amministrazioni in questa azione, porterebbero seri problemi di bilancio, diciamo, alle nostre comunità. D'altronde non è possibile abbandonare, cioè lasciare la sabbia sulle strade, perché oltre a rappresentare un disagio per la mobilità, no? Con i veicoli a motore, quindi macchine, motocicli, in effetti io ho fatto un'ordinanza con i colleghi degli altri comuni per vietare appunto l'uso di mezzi a due ruote in questo periodo, oltre appunto al disagio, diciamo, nel traffico veicolare, ci sono dei disagi di carattere anche legate alla salute, no? Perché queste polveri sottili che si alzano quando passano le macchine, poi chiaramente venendo respirate dalle persone, creano problemi anche a livello polmonare. Certo, però vediamo che ci sono anche, diciamo, i lapilli sono anche grossi, cioè da voi sono cadute anche proprio certo. Molto grossi, quindi non soltanto la cenere. Chiaramente un disagio e un costo per la comunità. Sindaco, in chiusura, si sta già pensando alla stagione estiva? Noi ci pensiamo, però bisogna vedere se poi le condizioni generali legate appunto a questa pandemia ci consentiranno di poter effettuare una programmazione cioè classica come quella che abbiamo fatto gli anni passati. Evidentemente programmare non è affatto semplice, cioè non sappiamo cosa si potrà fare da qua all'estate prossima. Sicuramente ci saranno delle limitazioni, quindi anche le manifestazioni, diciamo, più cioè che caratterizzano la nostra comunità, tipo la Mini Milo, chiaramente necessitano di una programmazione fatta in un certo modo, cioè considerando anche l'aspetto pandemico, che non va assolutamente sottovalutato in questo periodo, perché ammesso che si riesca, diciamo, a ottenere una vaccinazione di massa, evidentemente questo potrà avvenire non nell'immediato, ma sicuramente passeranno alcuni mesi, quindi questo sicuramente limiterà tutte le attività e anche chiaramente quella della nostra comunità.
Bene, Sindaco, noi la ringraziamo per averci parlato, insomma, di cosa sta accadendo in Milo in questo periodo, e appunto non ci vedevamo da un po', e speriamo, insomma, di rivederci in presenza, come dico spesso in questi casi, la prossima volta. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Grazie al tuo Cosentino. Oggi i problemi di audio mi hanno decentrato. Piano piano, comunque, tutto sommato è andata molto bene, devo dire. Grazie. Buonasera. Io intanto vi ricordo che noi siamo in diretta ovviamente sulla pagina Facebook Il Punto Punto Web, dove potete interagire con commenti e domande, e contemporaneamente siamo anche in diretta sulla pagina di GS Produzioni Video e chiaramente su 01 TV. Quindi avete insomma tutti i canali a disposizione per poter interagire con noi e porre domande anche ai nostri ospiti. Andiamo adesso a collegarci invece con Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo. Buonasera, sindaco. Sì, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera. Sindaco, anche con lei non ci vedevamo da un po', quindi però diciamo vediamo che Piedimonte Etneo procede bene, ci sono tante attività in cantiere. Possiamo parlare intanto di questo periodo appunto di pandemia che non si è ancora concluso, come si è svolto, quali sono insomma le azioni intraprese dalla sua amministrazione? Sì, fortunatamente allo stato attuale Piedimonte non registra casi di concittadini positivi al Covid. Chiaramente queste buone notizie vengono sempre accompagnate dall'invito a rimanere sempre con la guardia molto alta, perché con le varianti che iniziano a prendere piede il rischio di una ricaduta è sempre dietro l'angolo. La fase critica della pandemia a Piedimonte è stata gestita con grande efficienza dagli uffici comunali che, sebbene smart working, hanno comunque nei limiti consentiti da questa nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, hanno contribuito a cercare di tenere in piedi la macchina amministrativa. Uno sforzo importante, un ruolo collante con la popolazione è stato svolto dai nostri vigili urbani e dai servizi sociali, che sono stati particolarmente attenti e vicini alle famiglie che si sono trovate in difficoltà perché colpite appunto dal Covid. Gli uffici sono stati poi straordinari nel riuscire a dare risposta alle richieste di aiuti economici finanziati e dallo Stato e dalla Regione. Noi siamo riusciti a distribuire tutti i buoni finanziati appunto dallo Stato centrale e siamo tra i pochissimi comuni nella Sicilia ad avere già avviato la erogazione della seconda tranche dei buoni finanziati con i fondi POC dalla Regione siciliana. Di questo siamo estremamente contenti. Pensate che su 390 comuni solo 28 nella regione siciliana sono riusciti a rendicontare la prima tranche integralmente distribuita tra i nostri concittadini più bisognosi, e abbiamo ieri pubblicato l'avviso per questo ulteriore aiuto, perché l'effetto principale che abbiamo registrato nel nostro territorio è quella di un acuirsi della crisi economica che già era esistente, con una ulteriore contrazione dei posti di lavoro e con l'emergere di nuove fasce sociali che hanno bisogno di appunto di un sostegno economico anche di carattere alimentare. E quindi diciamo che la risposta da parte dell'ente è stata pronta ed efficiente. Straordinaria si è dimostrato anche il rapporto e l'intesa con la locale istituto comprensivo, che con la
Preside Drago ha portato avanti in sinergia con il Comune una forte attività di sensibilizzazione e di controllo, e quindi si è riusciti a circoscrivere quei casi di soggetti positivi che hanno toccato, anche se marginalmente, il mondo della scuola. Quindi tutto sommato allo stato attuale possiamo tracciare un bilancio positivo della gestione della crisi pandemica. Chiaramente non è finita, chiaramente ancora dobbiamo percorrere l'ultimo tratto di questo percorso che ci dovrebbe condurre e ci condurrà ad una normalità. Il problema è quello dei tempi. Sul piano vaccinale abbiamo preso atto dell'apertura del punto vaccinale del comune di Lingua Glossa, sono arrivati gli input per la vaccinazione dei soggetti esposti, quindi tutti i soggetti coinvolti nella macchina della protezione civile avranno la possibilità di sottoporsi a breve alla vaccinazione. Quindi stiamo andando avanti, chiaramente con la consapevolezza che ancora c'è parecchio da fare. Andiamo a parlare anche di PUC, del piano urbanistico comunale. Sì, è un piano che riguarda i nostri concittadini che sono percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di progetti di utilità collettiva che sono previsti dalla legge e che consentono agli enti locali di utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza in attività appunto socialmente utili. Noi abbiamo elaborato e abbiamo visto approvati due progetti, uno già è attivo, quello relativo al verde pubblico. Ci sono 10 nostri concittadini che, a fronte della percezione del reddito di cittadinanza, stanno prestando per 16 ore settimanali attività lavorative in favore della nostra comunità. E anche questo è un risultato particolarmente significativo. Perché il comune di Piedimonte Etneo fa parte della competenza, territorialmente dipende dall'ufficio del lavoro di Randazzo, e è il primo comune che è riuscito ad avviare i PUC. Io ritengo che sia uno strumento importante soprattutto per garantire la dignità di chi percepisce il reddito di cittadinanza, che non deve essere visto come chi gratuitamente percepisce appunto questa indennità mensile, ma si tratta di persone che in grosse difficoltà economiche, perché non in grado di trovare un posto di lavoro, oggi stanno riscattando questa loro condizione. È un piccolo segnale, però secondo me simbolicamente ha una grandissima valenza, e quindi siamo estremamente soddisfatti. Soprattutto anche qua spesso ci lamentiamo che la collaborazione con gli altri enti non è a volte proficua, perché contraddistinta da lungaggini, e soprattutto lungaggini frutto di una burocrazia troppo macchinosa. In questo frangente il rapporto con l'ufficio di Randazzo è stato estremamente proficuo. Abbiamo avuto modo di ringraziare il direttore, il dottore Cosentino, un ringraziamento ovviamente alla nostra responsabile di area, la dottoressa Fragala, che ha svolto un lavoro che è stato coordinato anche dall'ufficio di GIAR, servizi sociali che coordinano nel nostro distretto tutte le attività, e siamo, diciamo, molto molto soddisfatti. Dove vengono impiegati nello specifico appunto questi lavoratori, questi percettori del reddito di cittadinanza? Noi li stiamo utilizzando nella cura del verde pubblico e nella manutenzione dei beni comuni, anche perché l'idea è quella di far sempre più rendere conto ai cittadini che, quando si tratta di un bene che appartiene alla comunità, è un bene di tutti, che va curato come se fosse il nostro, perché in realtà lo è. Quindi intanto per questo primo progetto abbiamo puntato su questo tipo di attività. Successivamente ci saranno altri progetti rivolti a fasce sociali più bisognose, quindi di supporto alle famiglie, alla scuola. Ripeto, siamo diciamo un passo avanti, e siamo
estremamente contenti perché riteniamo che si tratta di attività che hanno un grande impatto nella nostra comunità e ripeto, dà piena dignità a chi è in difficoltà e non deve essere visto come chi percepisce quasi indebitamente un sussidio dallo Stato e quindi a modo, io dico di riscattarsi anche se è un termine probabilmente non azzeccatissimo per definire questa, questo tipo di attività, però in fondo di questo si tratta. Un altro, altri passi avanti sono stati fatti nel, nel campo della stabilizzazione dei precari. Sì, noi attendiamo con ansia che finalmente il governo regionale, come ha fatto per i cosiddetti contrattisti, cioè i titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato che a Piedimonte sono stati stabilizzati nel corso del, con una procedura avviata nel 2016, sono stati stabilizzati nel 2017 e nel 2018, oggi lavora presso un'attività per il comune, 9 lavoratori socialmente utili che sono diciamo dipendono con una in una situazione sono in una situazione lavorativa molto particolare, nel senso che dipendono dalla dall'INPS, percepiscono un'indennità che equivale a un'attività lavorativa di 20 ore settimanali, però non hanno contratto e ogni anno devono vivere il patema del rinnovo di questi progetti. È ovvio che stabilizzare questi lavoratori con le sole forze del comune è assolutamente inimmaginabile perché come in tutte le sedi ho avuto modo di dire con chiarezza il comune di Piedimonte Ateneo versa in una situazione molto molto difficile che si è ancora di più peggiorata a causa della pandemia per la cronica oggi impossibilità oggettiva di procedere alla riscossione delle entrate, quindi l'ente non è in grado di stabilizzare. Oggi finalmente il governo regionale ha inserito nella legge di bilancio la storicizzazione di questa spesa, significa che il contributo che oggi viene dato per pagare questi lavoratori verrà, appunto previsto per un arco di tempo che dovrebbe essere di 30 anni e quindi questi lavoratori avranno la certezza di poter essere stabilizzati perché per la differenza può provvedere il comune e quindi noi da qui a fine anno immaginiamo di poter dire poter pronunciare la parola fine al lavoro precario nel nostro comune, stabilizzando persone che da oltre 20 anni lavorano per il comune, hanno fatto, hanno svolto una attività soprattutto con, per quanto riguarda il sostegno agli anziani e alle famiglie con soggetti portatori di handicap, un apporto importante per, anche con riferimento al, al mondo della, della scuola. Sono tutte donne, tra l'altro straordinarie, che lavorano sempre con grande dedizione ed impegno. E a questa dedizione, a questo impegno, a questa serietà noi vogliamo rispondere con un, l'impegno massimo da parte dell'amministrazione comunale perché non appena si presenterà l'occasione che appare a portata di mano la coglieremo al volo per assicurare un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti perché lo dice la, anche la Costituzione. Garantire a tutti un diritto al lavoro, perché il diritto al lavoro significa dare dignità ai nostri dipendenti. Sul campo delle opere pubbliche, invece, Sindaco, cosa si sta facendo? Ma sul campo del lavoro pubblico ho veramente parecchio da dire. Stiamo definendo gli ultimi particolari legati a problemi burocratici per avviare i lavori di reggimentazione delle acque piovane in via Bellini, un lavoro che tutti definiscono storico perché non soltanto per l'importo del finanziamento ottenuto dal comune che di 6 milioni di euro, ma soprattutto per che si realizza una rete di raccolta delle acque piovane che da Via Nuova del Convento arriverà fino a Via Bellini, quindi praticamente tagliamo tutto il nostro paese.
Quindi, quando si verificano eventi di precipitazione meteorica, non ci sarà più quella situazione di grossissimo pericolo che oggi si crea percorrendo la strada statale 120. Tutti sanno che quando piove salire da Fiumefreddo a Piedimonte è quasi una missione impossibile, e c'è un rischio concreto per l'incolumità di chi attraversa il territorio di Piedimonte. Stiamo parlando di un'arteria che consente l'accesso a tutto il versante nord dell'Etna, tant'è che il nostro progetto è stato finanziato dal commissario governativo per il dissesto idrogeologico. E questa è un'opera che di fatto si può considerare già in cantiere. Nei prossimi giorni, con un finanziamento dell'assessore ai lavori pubblici Marco Falcone, inizieranno i lavori di ristrutturazione delle nostre case popolari. 1.300.000 euro ridaranno dignità ad un altro che è un diritto fondamentale sancito dalla nostra carta costituzionale, che è il diritto alla casa. Gli immobili di proprietà dell'IACP di Acireale necessitavano di un intervento di manutenzione, e le nostre richieste insistenti hanno trovato ascolto nell'assessore Marco Falcone. Quindi è stato erogato questo finanziamento che fa il paio solo con un altro finanziamento del comune di Zafferana in questa tornata, e quindi siamo estremamente soddisfatti. Nel prossimo mese, nel corso di questo mese, inizieremo i lavori di miglioramento sismico dell'edificio comunale. Un altro 1 milione di euro che è stato finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile regionale. Realizzeremo, perché già sono stati affidati i lavori, i tetti di copertura di un altro corpo di case popolari di nostra proprietà, spendendo altri 200.000 euro, e poi tutta una serie di interventi che sono stati resi possibili da una serie di finanziamenti che, riconosciuti a tutti i comuni, noi stiamo spendendo con grande tempestività. Quindi riqualificazione della Piazza Immacolata, che da decenni aspetta di essere appunto trasformata con la sostituzione dell'attuale arredo urbano, per ridare dignità ad un quartiere che è particolarmente popolato. Abbiamo intenzione anche di realizzare una piccola area attrezzata, e poi l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, e con un finanziamento che ci è stato riconosciuto dal GAL, Terre dell'Etna e dell'Alcantara. Trasformeremo l'ex scuola che è nella frazione di Prese in un punto di informazione turistica e di promozione del territorio. Tra le opere che ho citato, questa dal punto di vista finanziario è quella meno rilevante, perché si tratta di un finanziamento di 100.000 euro, che tra l'altro è la soglia massima che è finanziabile dal GAL, però dal punto di vista strategico ha un'importanza straordinaria. In questi anni a Presa si è registrata una forma di partecipazione dal basso incredibile. L'associazione Il Borgo di Presa ha fatto veramente cose egregie. Solo il Covid ha fermato una corsa che sembrava inarrestabile, ma che attende un ritorno alla normalità per ripartire con grande entusiasmo. Quindi, con il partenariato con il Borgo di Presa, abbiamo coinvolto i ragazzi dei Boy Scout di Giarre, e soprattutto la Fondazione Sommelier, Italiano Sommelier per la Sicilia, con un partenariato che ci ha permesso di ottenere questo finanziamento. Abbiamo registrato la voglia di partecipare anche di altre associazioni del luogo, in particolare l'associazione Le Tre Fontane, che è un'associazione teatrale che ha ribadito la voglia di dare un contributo per rendere questa struttura pienamente funzionale per il raggiungimento di un unico obiettivo, che è quello di accogliere le tantissime persone che certamente verranno a visitare il nostro meraviglioso territorio, e trovare un punto di informazione, e non solo, ma un luogo dove poter conoscere direttamente, perché verrà realizzata anche una piccola area espositiva, le bellezze del nostro comprensorio. Abbiamo ieri approvato in giunta. Mi sto dilungando, io l'avevo detto che avevo da dire.
No, dicevo Preda, peraltro, infatti è una frazione che proprio in pochissimi mesi cioè è rifiorita, insomma, noi abbiamo visto il periodo pre-Covid, appunto, delle manifestazioni in piazza che hanno portato tantissime presenze a Presa e appunto, come diceva lei, questo finanziamento poi importante, ecco, dimostra la vitalità anche di queste piccole frazioni, che la volontà, insomma, di rendere dei piccoli gioielli questi luoghi. Sì, scusate, mi dico, io ovviamente mi piace sottolineare l'attenzione che questa l'amministrazione che mi onoro di guidare ha prestato un'attenzione straordinaria, senza precedenti rispetto al passato, verso le nostre frazioni. E abbiamo in graduatoria in un bando di finanziamento un progetto esecutivo per la riqualificazione e rifacimento della piazza di Vena, che rumors che vengono al assessorato ai lavori pubblici ci dicono che verranno finanziati. Questo è anche quello che ci ha detto l'assessore Falcone. Abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che abbiamo approvato ieri in giunta un progetto relativo alla riqualificazione della piazza di Presa, che nella nostra idea diventerà veramente la piazza del vero borgo etneo, perché l'idea è quella di sostituire l'attuale pavimentazione con una pavimentazione in pietra lavica, proprio per fare toccare, in questo caso dico con i piedi, ai ripeto, tantissimi turisti che ci verranno a trovare, quello che è in grado di produrre il nostro meraviglioso Cano, che non ci dà solo disagi con la cenere, ma rende il nostro territorio un territorio unico. Assolutamente. Grazie Sindaco, noi l'ascolteremmo per ore, però il tempo a nostra disposizione è concluso, però sicuramente la ritroveremo stavolta, però ecco, facciamo passare meno tempo così, perché Piedimonte è sempre appunto molto attiva, quindi insomma siamo felici, ecco, quando nei comuni, nelle amministrazioni, insomma c'è questa vitalità. Grazie ad Ignazio Puglisi e buon lavoro. Alla prossima, grazie. Bene, adesso stacchetto e poi andiamo con la seconda parte del nostro programma. Seconda parte del punto web, che inizia con la nostra rubrica dedicata alla psicologia a cura della nostra carissima dottoressa Eva, che è pronta dal suo studio in collegamento, oggi di bianco vestita. Buonasera dottoressa. Io di bianco vestita, lei di grigio, vedi, 50 sfumature di grigio, lo dico che lei Però c'è il bianco anche. Allora, noi, dottoressa, siamo curiosissimi di sapere questa sera come massacrerà il genere maschile. Allora, lei intanto parte malissimo, perché io non massacro per niente il genere maschile, perché diciamoci la verità, il genere maschile ci pensa da solo a darsi la zappa sui dottoressa, non ammetto volgarità. Siamo sempre a 20. No, lei vede che va oltre, lei va oltre, perché stavo per dire sui cosiddetti piedi, cioè proprio lei è, come dire, ha sempre dei problemi chiaramente con la situazione là. Ci siamo. Allora, mi ascolti, io qui sarei la conduttrice, sì. Non sono una sua paziente, partiamo da le qua. Le voglio dire però che ha tutti i requisiti per poterlo essere, cioè veramente. Non ci tengo. No, no, ma guardi che lei proprio, come dire, ha il rifiuto della realtà, praticamente. No. No, scusi, scusi. Lei mi vorrebbe dire che lei non ha problemi, che la sua vita è felice, che è bellissima. Sì. Ah, quindi lei fa uso di stupefacenti. Ma no, ma perché? Perché è evidente, cioè se lei pensa di vivere come nelle favole, nella vita perfetta, è chiaro che si droga, signora mia. Allora, diciamo, intanto rimane tra me e lei esattamente.
Cosa uso? Marijuana, hashish, fumo, qualcosa di più pesante? Ma dottoressa, perché mi fa queste domande? No, dico perché se dovesse avanzarle qualche cosa, Dottoressa! eventualmente. Che cosa? Che ho detto? Che ho detto? Io lo dico per il suo bene perché non bisogna abusare di questi stupefacenti. Perché le va sempre oltre? Le è proprio maligna dentro proprio. Allora, Lei, io, va bene, possiamo parlare dell'argomento di oggi? certo, cioè sono qui per questo. Scusi. Allora, parliamo dell'argomento di oggi. Oggi parliamo di corna. Questo, cose, argomenti veramente di un certo livello, ma in particolar modo andiamo a parlare del tradimento dell'uomo che tradisce, del tradimento da parte dell'uomo. Chiaro, no? Certo, dottoressa, guardi che tradiscono anche le donne. È vero, però lo sanno fare meglio. Questo non le rende meno colpevoli, però. No, ma più furbe di sicuro, guarda, perché veramente non è possibile. Vuole sempre ragione, allora. No, 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 io non la voglio sempre la ragione. Chiariamo questa cosa, non la voglio sempre la ragione, però ce l'ho, non è che è colpa mia. Abbiate pazienza. Quindi l'uomo rispetto alla donna quando tradisce si fa sgamare subito un poco bambascione, un poco polpettone, un poco stupidino, un poco sciocco, un poco imbecille, diciamo, ecco. Beh, ma insomma. Insomma, che cosa? Insomma, io ho detto un poco, non ho detto tanto, un poco, come si usa in cucina, cubi, quanto basta, diciamo, ecco. Allora, io a questo punto voglio i dati alla mano. Guardi, mia cara Rita, io farò di più perché più che i dati porto la testimonianza di una mia paziente che alle 2 di notte ha sgamato suo marito che chattava su WhatsApp. Con l'amante? No, con la sorella. E allora? E allora era figlio unico, capisce perché c'è qualche cosa che non funziona. Ma io vorrei un attimino tornare alla frase che ha detto lei. Cioè? Quale? Cioè, lei fa la gnorrita e adesso ce la riporta. Poco fa lei ha detto che anche le donne tradiscono, però l'ha detto con una cognizione di causa, cioè come se lei fosse in qualche modo protagonista di un inciucio con qualcuno, ma dica la verità, è così in questo momento. Dottoressa, la ringraziamo per il suo intervento. Purtroppo, anche questa settimana il tempo a nostra disposizione è finito. Non Vedi c'è un dato il po' quel caso, tempo. guarda. Guarda, guarda il caso, guarda. Io l'ero capita, perché lei è di quelle che si nasconde, di quelle tutte sant'anni, guarda quella cosa di perle, tutte le cose di perle. Lei è una di quelle che non è che tiene gli scheletri nell'armadio, no, lei tiene tutto un cimitero in una sull'anta. Ah, quando vuole io sono sempre a sua disposizione, viene nel mio studio, psicanalizziamo, facciamo una bella seduta, però non la voglio mettere in difficoltà perché questo è il suo spazio. Però lei ha tante cose da raccontare, secondo me. Dice lei, che posso dire? Alla fine ci chiudiamo senza il consiglio noi questa settimana. Ma il consiglio, no, non glielo voglio dare, maschi, il consiglio voglio dare alle donne, tenete sotto controllo i telefoni dei maschi, molto semplicemente. Mi pare che non faccia Se vedete bello. che c'è scritto, che ne so, prete del catechismo, e quello non è mai entrato in chiesa in vita sua, che l'unico prete che ha conosciuto è Don Matteo in televisione. Fatevi 4 domande, diciamo, ecco. Va Ci bene. facciamo due domande. Grazie dottoressa Eva, come sempre preziosa. Buona serata e buon Grazie fine settimana. a voi. Altrettanto, Rita, altrettanto a tutti gli ascoltatori, a tutti i visitatori, a tutti qua. Ciao, ciao. Alla prossima. Ringraziamo come sempre la nostra dottoressa Eva, la nostra Giovanna Criscuolo e andiamo adesso a parlare di Sanremo 2021 con Sandy Sciuto come avevamo detto all'inizio. Buonasera Sandy, grazie di essere con noi anche questa settimana. Buonasera Rita. Siamo nel vivo della settimana sanremese, dicevamo, no? E allora, intanto possiamo commentare come è stato questo Sanremo senza pubblico, come è stato questo Sanremo fino ad ora.
Beh, è stato un Sanremo che alla prima puntata ci ha già fatto notare come per un intrattenitore come Fiorello avere un pubblico sia importante e fondamentale. Infatti, anche quando ha fatto i vari sketch si è notato come la mancanza del pubblico per lui fosse un vero e proprio problema. Non so tu, Rita, ma io mi sono anche commossa vedendo come un performer cerca di portare avanti il suo lavoro con professionalità, senza una parte importante per il pubblico. Pubblico che, secondo me, presenza o assenza, non ha influito sulla performance e interpretazione dei brani da parte degli artisti in gara. La musica è stata protagonista oppure sei del parere, insomma, come hanno detto in tanti, invece che è stata un po' in secondo piano, ecco. No, no, Rita, perché non so questi altri cosa abbiano visto, ma se tu consideri che abbiamo 8 artisti nelle nuove proposte e hanno cantato 4 artisti per ogni serata e questa sera si deciderà il vincitore della categoria. Se consideri che abbiamo 26 artisti in gara nella categoria campioni e in più se consideri tutti gli ospiti musicali che ci sono stati e i co-conduttori e le co-conduttrici che hanno fatto a loro volta anche delle canzoni, secondo me la canzone non solo è stata centrale, ma fortunatamente quest'anno, grazie anche alle scelte da direttore artistico di Amadeus, vi è una varietà di generi e si riesce ad accontentare il settantenne che ricorda ancora Orietta Berti e la guarda con molta serenità, fino ad arrivare al quindicenne che appunto conosce Gaia o conosce Aiello e non vede l'ora di seguire il festival. Infatti, a proposito di pubblico e di ascolti, gli ascolti non solo sono buoni, addirittura oggi Amadeus diceva in conferenza stampa che gli ascolti che ci sono stati sono anche migliori rispetto alle sue aspettative, ma che il pubblico che segue è molto giovane e questo è un dato molto importante in un'epoca in cui ci sono le piattaforme che hanno sostituito la televisione, che ormai i giovani non guardano più. Andiamo a vedere la classifica generale della top 10, no? Che appunto vediamo appunto in video. Quindi primo Ermal Meta, secondo Annalisa, terzo Willy Peyote, quarta Risa, quinto Erama, sesto Lo Stato Sociale, settima Malika Ayane, otto Extra Liscio, Fit Davide Toffolo, nona Orietta Berti, decimi Maneskin. Come commentare questa classifica, Sandy? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che questa classifica è il risultato dei voti della giuria demoscopica che ha votato le prime 2 sere e dell'orchestra che ha votato ieri per la serata della canzone d'autore. Quindi la somma ha portato a questa classifica generale. Possiamo dire che abbiamo 2 certezze dopo le prime 3 sere. Le 2 certezze sono Ermal Meta e Annalisa, che si confermano nei primi posti sia nella classifica della giuria demoscopica, sia nella classifica dell'orchestra. Ci sono dei nomi che magari meritavano di stare giù, come ad esempio credo i Maneskin, considerato anche gli altri 16 artisti che restano fuori da questa top 5, ma ci sono degli artisti che invece se la stanno giocando molto bene, che si stanno facendo notare, come anche Willy Peyote che al debutto al Festival di Sanremo è con una canzone di denuncia rispetto ai tempi che stiamo vivendo, è rap. Perché lui fa rap e ieri con anche il featuring con Samuele Bersani in Giudizi Universali si è fatto notare e merita di stare in quella classifica. Poi sicuramente ci sono grandi esclusi tra questi 10 nomi, come Noemi, come Gemon, come Fulminacci. Lo stato sociale non meriterebbe neppure di stare lì. È una classifica che secondo me ci darà ancora del filo da torcere. Che cosa intendo? Intendo che sicuramente il voto della sala stampa e il voto da casa influirà e questi 10 nomi alcuni non li vedremo più. Andiamo a leggere, ci sono arrivate delle domande.
o commenti, non so. Luisanna Baldini, un Sanremo un po' diverso, sicuramente difficile per la situazione generale, a mio avviso troppo lunghi gli interventi degli ospiti, alcuni anche noiosi. Il livello mi sembra comunque alto, soprattutto nei concorrenti più giovani come Madame e Maneskin. A loro andrà il mio voto e il mio sostegno. Allora, commentiamo. Volevo ringraziare innanzitutto chi ci sta seguendo, quindi Luisanna, che ha appunto commentato e ha ricordato un nome molto importante, Madame. Madame è questa ragazza di soli 19 anni, bravissima, che ha portato una canzone che ha già vinto anche il premio Lunezia, e la canzone è Voce. E questa ragazza si è presentata la prima sera vestita di specchi, con un vestito a specchi, e a piedi nudi. Ha ricordato anche Sandy Shaw, dei tempi un po' andati degli anni 80, per il suo stile, e ha questa voce così inconfondibile, così talentuosa, che fa ben sperare. Insomma, il Festival di Sanremo finirà domani sera, ma sicuramente per Madame non finirà, è tutto un inizio, è tutta una scalata. Bene anche per i Maneskin, secondo me, che portano il rock. Ci sono colleghi che sostengono che in realtà non sia rock quello che loro fanno, però ad oggi sono in gara con una canzone che spacca, che è Zitti e Buoni, e ieri con Manuel Agnelli davvero hanno fatto una delle performance migliori della serata, facendo la cover di Amandoti, un vecchio brano dei CCP. Quindi ottimo. Sì, sono d'accordo. Anche a me piace molto il timbro vocale, la voce di Madame, che per avere 18 anni comunque ha già una voce matura e strutturata. E andiamo all'altra domanda, che arriva da Giusy Sanfratello, che chiede: buonasera, secondo te chi vincerà Sanremo? Così. Allora, saluto Giusy Sanfratello, ed è molto difficile dirlo, perché se gli altri anni avevo una percezione, quest'anno mi sento un po' influenzata dalla classifica, che mi sta anche un po' disturbando rispetto alle percezioni. Io credo che Ermal Meta dovrebbe confermarsi. Il mio podio ideale sarebbe Ermal Meta. Vi dico i nomi su per giù che secondo me potrebbero meritare: Ermal Meta, Arisa, Fulminacci, questi sono i Colapesce di Martino, questi sono i miei nomi. Però credo che il podio qui, Ermal Meta, può essere, è molto probabile, credo sia. Sì, credo anch'io, anche se appunto non è neanche il mio vincitore, devo dire. Ester Belfiore. Qual è il tuo, Rita? Ma il mio, allora, a me ne ho, cioè, nel senso, mi piacciono diversi, mi piace appunto, come ho detto, Madame, mi piace Annalisa, e mi piace anche Fasma. Ah, wow, sei una sorpresa, perché ci sono correnti di pensiero su Fasma. Soprattutto sull'autotune che usa Fasma, che non si comprende perché questo ragazzo non possa cantare senza autotune. Ma staremo a vedere, siamo qui. E Ester Belfiore scrive: quest'anno vedo appassionatamente il festival, voterò Aiello, troppo basso in classifica, porta una ventata fresca di sud e ritmi coinvolgenti. Brava Ester Belfiore, che saluto pure. Devo dire che Aiello finora, prima del Festival di Sanremo, aveva un percorso tutto giusto, lineare, non gli si poteva dire nulla, successo dopo successo, canzone dopo canzone. La prima serata Aiello ha fatto un'interpretazione in cui ha urlato. Hai visto anche tu, Rita, soprattutto ha urlato quell'espressione del sesso ibuprofene. Sì. E purtroppo quando si va a Sanremo, agli artisti alcune cose non gli si perdonano. Quindi di conseguenza ha avuto questo marchio dell'aver urlato, è diventato subito un meme. Ieri ha fatto la cover di Gianna, di Rino Gaetano, con Vegas Jones, e anche lì non è stata proprio un'esibizione brillantissima. Tra l'altro, povero, si è esibito alle 2:10 della notte.
Infatti. Quindi orari pazzeschi. Io credo molto in Aiello come artista e arriverà il 12 marzo il suo album, quindi secondo me non possiamo limitarci o fermarci all'esibizione live del Festival di Sanremo, ma dobbiamo andare oltre perché Aiello non solo è bravo, è calabrese, ma poi questo ritmo che mette nella sua musica, questo sangue, questa passione. Per me Aiello merita anche dopo il Festival di Sanremo. Beh, la storia ci insegna poi che tante volte le canzoni che sono rimaste sono quelle che poi non hanno vinto il Festival di Sanremo, no? Quelle che poi si sono sentite di più, insomma. E Giusy Sanfratello ancora scrive: che ne pensi della rappresentante di lista? Altra Ottima domanda, Giusy. cantante interessante. Beh, come ascoltatrice di musica e anche come giornalista, devo dire che è molto bello per l'Italia in questo momento avere un gruppo come la rappresentante di lista. Pensa, Rita, questo gruppo sono siciliani. Non solo c'è Esther che conferma che Tanto appunto Aiello ha essere un percorso bellissimo, concordo, sì, esatto. decisamente sì. Dicevo, la rappresentante di lista, questi due ragazzi sono siciliani, hanno creato una band e la particolarità della rappresentante di lista è che non cantano solamente, ma ogni loro esibizione ha un elemento teatrale. Ci tengono fortemente, infatti se tu vedi anche quando hanno presentato la loro canzone che è Amare, hanno tenuto il palco come nessun altro. Ieri hanno fatto la cover con Donatella Rettore di Splendido Splendente, una delle migliori anche quella, godibile al massimo. Io credo molto in loro, oggi è uscito il loro secondo album che si chiama My Mama, sono molto bravi da notare, non vinceranno Sanremo, ma vinceranno dopo. Sì. E poi ancora Luisanna Baldini, vorrei chiedere a Sandy cosa ne pensa della performance di ieri sera di Fedez e Francesca. Allora, Luisanna, Fedez e Francesca, possiamo dire subito che sono ai primi posti delle classifiche nelle piattaforme streaming, quindi la loro canzone Chiamami col mio nome sta andando alla grande. Solo che non è andata nello stesso modo quando si sono esibite al Festival di Sanremo. Erano impacciati, erano emozionati, erano tesi. Quindi stasera sarà importante capire come andrà. Ieri sono stati molto bravi, è stato un mashup fatto abbastanza bene. Però quello che noto è che c'è la Francesca Michelin che è un livello superiore a Fedez, è come se sia lei a tenere le redini di questa coppia da un punto di vista musicale. Non so se capisci, Rita, cosa voglio intendere. Cioè, noto che lei è non solo la voce, ma anche la forza e la volontà. Lui è l'emozione, ma è anche scusato perché tra pochi giorni diventerà padre per la seconda volta, quindi ci sta. Invece parliamo dei grandi esclusi dalla classifica della top 10, appunto, cui già accennavi prima, peraltro. Sì, Rita, perché secondo me ci sono delle canzoni e ci sono degli artisti che non sono presenti nella top 10, ma che già canticchiamo. A me sta capitando molto con musica leggerissima di Colapesce e Di Martino, senza neanche pensarci, sono lì e i due sono Peraltro siciliani. ieri hanno fatto un bell'omaggio anche a Franco Battiato, altro siciliano con Povera Patria, con Sì, la è canzone vero. Povera Patria. Però io mi è sembrato che non ci siano state delle imperfezioni. Ecco, ieri Capita proprio spesso. non sono stati brillanti, però in gara si sono fatti valere. E i due si sono inventati questo ritmo che non è mai, cioè non è nuovo per la storia della musica, ma è nuovo per il 2021, che è questa musica un po' anni 80, in cui portano la leggerezza, la freschezza di una musica che può riuscire a risolvere i problemi. E sono bravi, tengono il palco, hanno portato anche una pattinatrice che crea scena. Sono bravi, sono tra i miei preferiti, si era capito, forse sì. Tra i miei Sì. preferiti c'è anche Fulminacci,
con Santa Marinella, una canzone sulla storia d'amore di un amico scritta 2 anni fa, e lui mi piace perché secondo me è una risorsa per il futuro della musica italiana. Il ragazzo fa musica in maniera seria e vera da 1 anno e già col primo disco ha vinto il premio della critica, Luigi Tenco, per la migliore opera prima, ma anche il premio dell'IMAIE, sempre come per la migliore opera prima, che era il primo disco. Uscirà il 12 marzo il suo nuovo disco, Tante Care Cose, e io non vedo l'ora, insomma, non vedo l'ora anche stasera di vederlo esibire. E poi ti faccio un nome che già ho fatto la prima, che è quello di Gemon, con Momento Perfetto. Gemon è tornato al festival dopo Rose e Viola, con un look completamente diverso e con una voglia di approcciare alla gara con leggerezza, con ironia, spontaneità. Porta una canzone che descrive uno stato d'animo che lui aveva a luglio, periodo in cui l'ha scritta, ed uscirà a breve anche il suo nuovo album. Insomma, sono tutti giovani, bravi, capaci, che meritano solamente di essere sentiti e di essere compresi. Sicuramente questi sono i 3 nomi che ci sarebbero dovuti essere. O Noemi, penso anche a Noemi, ad Anche esempio, Noemi. parlando con te, perché Anche porta Noemi. una storia di rivoluzione, ma la canzone è molto bella, è glicina e anticipa anche in questo caso il nuovo album che si intitola Metamorfosi. Insomma, Rita, c'è tanta carne al No, fuoco, non c'è ti ho tanta sentito musica parlare, da però fare. di quelli che forse sono i più anziani, possiamo dire, Renga, Malika Ayane, di loro cosa pensi? Non. Allora, di Renga non pervenuto, nel senso che non si capisce quest'anno dove sia. Prima esibizione della canzone non è andata bene. È vero pure che ha cantato dopo mezzanotte, era mezzanotte e mezza, era la prima o la seconda sera. Ieri con Casa di Lego non è andata bene neppure Rita. Non lo so, Renga quest'anno flop. Malika Ayane non ha una canzone che la rispetta, secondo me, per il timbro che ha. Peccato perché è una canzone che ha scritto anche Pacifico, che sappiamo, noto autore di canzoni straordinarie. Quest'anno è un po' sottotono per loro il Festival di Sanremo. Angelo Lombardo scrive: della cover di Dalla 4 marzo 1943, cosa ne pensi? San Giorgi gli ha reso merito? Secondo me sì, Angelo, sì, decisamente sì. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata quella provare a simulare, a imitare la parte finale del sonoro fatto con le mani e il rumore del tappo. Là non mi è piaciuto, Sì. francamente. Alla fine me lo sarei evitato perché quello è un marchio di Lucio Dalla, era un modo di sperimentare la musica e di fare musica dell'ultimo periodo di Lucio. Quindi quella era una cosa un po' sacra che secondo me non doveva essere Un po' rifatta. forzato, sono d'accordo, sì. E poi Serena Siria Pagano scrive: cosa ne pensi di Orietta Berti? La sua canzone è un tuffo nel passato, ma molto attuale, secondo me. Guarda, Rita, è molto bello vedere un'artista così talentuosa come Orietta. Non c'è competizione, non c'è gara quando un'artista come Orietta, che è storia della musica italiana e anche cultura, si esibisce. Sta facendo un festival straordinario, ha portato se stessa. Contro ogni regola di mercato, contro ogni decisione tattica, strategica, commerciale, è arrivata sul palco, non si è snaturata, porta una canzone d'amore per il suo sbaldo, 56 anni di matrimonio, Rita. Chi riesce più, 56 anni, così, come se fosse la prima volta, lei è emozionatissima come se l'avesse incontrato 1 ora fa. Io mi emoziono, sono una romanticona, quindi vedere Orietta così presa dopo 56 anni del marito, una canzone meravigliosa, come fai? E poi comunque dal lato musicale, Rita, c'è pure da dire che canta senza auricolari ed è intonatissima e ieri ha fatto una bellissima figura con le Deva. Brava, brava, brava. Non vincerà Sanremo, ovviamente, per ovvi motivi, ma wow, brava, 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 10. 10 più. Sì, concordo. E Angelo Lombardo scrive: concordo sulla
domanda che aveva fatto prima riguardo appunto il tributo a Lucio Dalla. Quindi, diciamo quindi che il tuo pronostico di podio dei vincitori è Ermal Metan, Lisa e Rama. Non si sa in che ordine, però andiamo a Credo di vedere sì. anche le immagini di In base alle questo classifiche podio. che abbiamo finora, credo di sì. Tra l'altro vorrei anche commentare, Rita, 2 minuti, non ho... qui c'è Annalisa, bellissima, era vestita in blu marine, canta una canzone sempre d'amore che si intitola 10, in cui appunto racconta di questa storia che non termina mai, che è un tira e molla, e accade 10 volte questa cosa, ed è molto brava, la voce giusta, ha fatto anche delle ottime performance anche con la canzone d'autore, quindi perfetta. E poi vorrei parlare di Rama, vorrei appunto dire 2 parole su questo ragazzo. Mi dispiace che si stia vivendo il Festival di Sanremo in questa modalità. In breve, per chi non ha seguito finora, 2 persone dello staff di Rama sono risultati positivi al Covid. Quindi siccome lui è stato in contatto con loro, il regolamento stabiliva che doveva essere squalificato, però Amadeus, anche in accordo con il suo team, hanno deciso di farlo partecipare con le prove generali. Lui in questo momento è in quarantena perché essendo andato a contatto con una persona, con 2 persone positive, contatto a contatto richiede la quarantena. Lui però sta bene, è negativo, ma deve stare in quarantena. Quindi vengono messe in onda le prove generali. Le prove generali sappiamo tutti abbiamo avuto un'esperienza, no, di prove generali, penso a quando si partecipa alle recite scolastiche, da bambini fino a cose più impegnative. Di solito quando fai le prove generali non dai il massimo di te, no? Perché dici poi magari nell'esibizione darò meglio, farò di più, e quindi sicuramente un po' penalizzato, però ti devo dire che ho riscoperto un'immagine di Rama che non mi dispiace, cioè vederlo così, meno costruito, con questo capello libero, fluente, vestito in pelle, secondo me sta guadagnando moltissimi punti, e infatti la classifica conferma. Tra l'altro, Rita, un ragazzo che canta Guccini, Cyrano, come l'ha cantata ieri, beh, Rita. Sì, e poi Ermal Meta, lo vediamo, Ed Ermal l'abbiamo già Meta, commentato, insomma, sì. sì, porta una canzone d'amore, è la prima volta che va a Sanremo con una canzone d'amore. Ieri ha reinterpretato la canzone di Dalla, Caruso, e lo ha fatto anche abbastanza bene, infatti si è preso i plausi anche dell'orchestra. Dovrebbe essere lui il vincitore. Io non ho ancora però non ho una mia classifica, non ho ancora un mio podio, ho bisogno di risentirle stasera. Perché? Perché la seconda sera solitamente non c'è più quell'emozione del palco della prima sera, quindi gli artisti dovrebbero essere più sciolti, più motivati a fare bene e più interessati alla gara, quindi anche alla classifica. E vedremo. Velocemente, Sandy, perché dico velocemente perché appunto è già credo iniziato Sanremo. Vogliamo commentare brevemente i quadri di Achille Lauro che tanto fanno parlare? Beh, Achille Lauro è stato fortemente voluto da Amadeus, farà 5 quadri, siamo al terzo e credo che quello di ieri sera sia quello più interessante che finora ha proposto, perché gli altri non erano altro che accompagnamento a sue canzoni, i suoi travestimenti. Allora, qui ci sono 2 scuole di pensiero su Achille Lauro, c'è chi lo ritiene un grandissimo talento. Chi lo ritiene l'erede di Renato Zero. E poi c'è un'altra scuola di pensiero a cui io appartengo, ovvero che c'è troppo rumore per nulla. Secondo me non c'è talento. È una persona che ha scoperto che questo modo di essere presente sul palco funziona e lo sta portando avanti. E tra l'altro non può considerarsi fenomeno di Renato, erede di Renato Zero solo perché veste in una maniera strana sul palco, come faceva all'inizio Renato Zero.
non c'è la stessa caratura, non c'è la stessa capacità e lo stesso talento di Renato Zero. Quindi io, no, non, io boccio le idee e chi sostiene che Achille abbia talento. Sono d'accordo. Io dico appunto che c'è chi è stato innovativo veramente prima di lui, ma non si può paragonare a Renato Zero. E, brevemente, accenniamo anche alla presenza di Ibrahimovic. Beh, io sono molto contenta che ci sia perché Ibrahimovic è sicuramente una leggenda del calcio. Pensa Rita, so che tu non sei No, io non molto, sono molto d'accordo. non, No, no, non sei molto d'accordo, ma non per il conosci. calcio sì, non sono molto d'accordo sulla sua presenza Secondo a me è molto Sanremo. importante che in un palco come quello del Festival di Sanremo, che alla fine. Ricordiamoci che è stato l'unico grande evento che in pandemia in Italia è stato fatto e che è comunque un palco importante perché apre tante strade anche a livello internazionale. Quindi avere Ibrahimovic è importante perché è una grande leggenda del calcio, a 40 anni ancora gioca e soprattutto è determinante per la squadra in cui gioca, che al momento è il Milan. E mi piace il fatto che si sia prestato allo spettacolo, con ovviamente i suoi modi, i suoi tempi. E con quelle che sono le sue regole, ci sta. Io mi sono letta questo, Rita, che è la quota manzo del Festival di Sanremo. Perché onestamente, Rita, non possiamo chiedere ad Amadeus e a Fiorello la bellezza. Già loro ci mettono la presentazione, la simpatia, la voglia. La quota manzo spetta ad Ibrahimovic, secondo me. Leggila così che vedi che non sbagli. La leggo così. E in chiusura, cosa ci dobbiamo aspettare stasera? Quali saranno i vincitori per quanto riguarda le nuove proposte? Allora, stasera si inizia subito a decretare il vincitore che verrà premiato della categoria Nuove Proposte, che verrà premiato da Beatrice Venezzi, che era una delle giurate del programma Sanremo, il programma che è stato fatto per selezionare. Il mio podio è Forecast, non so se secondo o terzo. Forecast porta una canzone che si intitola Scopriti. Al secondo posto o terzo che sia metto Gaudiano, con un polvere da sparo, è una canzone dedicata al padre morto. E poi c'è una terza, c'è un te, un, il mio campione, il mio vincitore è Wrong on You, che porta una canzone che si intitola Lezioni di volo e che parla dell'importanza del sentirsi liberi, della libertà. E poi lui è bravo e uscirà il 12 marzo il suo disco che si intitola Sono io. Bene, Sandy, noi ti ringraziamo come sempre per questi pareri, vedremo insomma se poi questi pronostici sono quelli corretti. Grazie, vai a vedere Sanremo, io finisco invece e poi vado a vedere insomma quello che resta, tanto sarà lungo. Grazie a Sandy Sciuto per essere stata con noi. Grazie a te Rita, sempre carina di invitarmi nel tuo punto web. Io corro perché stasera c'è Mahmood e non me lo voglio assolutamente perdere. Buona serata, ciao! Buona serata, ciao. Bene, adesso dopo lo stacchetto andiamo con di nuovo. Ma io dico sempre che penso che lo chiudo. Pronto? Pronto? Salve, salve, operatore H24 fila per 6 con il resto di due periodi, come tu puoi chiamare me Camilla? Un tempismo perfetto, ma chi è? Ma come chi è? Camilla, l'operatore! Ancora lei, non si stanca, ma com'è Sì, possibile? ancora io, sì, ah, sì. Ecco, io la stoppo subito, io non mi propongo niente perché tanto la mia risposta è no e quindi non mi faccio fregare più da lei. Sì, esagerata Rita, che Scommetto che sta registrando la conversazione, vero? come fa a dire che io fregare? Io ho fatto l'offerta! Sì, certo, bravo, lì anticipa tutto, bravo, sì, esattamente, sto registrando conversazione, sì. Lei impone le cose. No, io non pongo niente, io faccio solo proposte, lei non deve dire bugie. Come fa a dire queste cose? Come fa? Se poi le dice sempre sì.
Ma la mia risposta riguarda sempre un'altra domanda, non quella che lei mi fa, però lei nella registrazione la mette a modo suo e mi frega. Io fa solo il mio lavoro, indovini? Io ho proposta per lei. Non mi interessa, non mi, anzi, le dico subito che ho trovato un nuovo gestore che mi dà un sacco di cose a soli 7 euro al mese, pensi? Solo 7 7 euro, 7 euro? Miserabile, miserabile, miserabile. Come miserabile. Come miserabile, un'ottima offerta. No, Quindi. no, legge di mercato dice che se tu una cosa paghi poco vuol dire che vale poco. Noi facciamo pagare tanto perché il nostro livello è molto alto, il nostro valore è altissimo. Quando mai? Ma quando mai? Ma quale Ah? Ah. valore? Quando mai? Ma perché lei non dice a Dolce Gabbana di vendere vestiti a 10 euro come fiera? Ah? Ma cosa risponde Dolce Gabbana? Cosa? Per me che risponde Dolce Gabbana? E cosa risponde? Ma comunque lei non è Dolce Gabbana, né Certo, perché Dolce io non vendo vestiti. Non sono Dolce Gabbana, non vendo vestiti io. Lei vende fuffa, infatti. Cosa è fuffa? Fumo, fumo. Ah, no, 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 io non vendo a sfumo, no. Però se interessa l'articolo, io chiedo a mio cugino Bolek. Ma non in quel senso, no? Eh? Che No? Preferisci capisci? erba? No? Ah, lui è tratto pure. Ah, No, ma che dice? Ma. Bolek, Bolek, ti passo il numero di E guardi, Camila, e preferisco sentire la sua offerta, così cambiamo argomento, che è nuova cliente. Ah? Ok. meglio. Emozionata! Tu che chiedi offerta a me senza che io insiste. Oh. Sì. Ha detto sì? Ha No, detto no, no. sì, l'hai appena detto, hai detto sì, cuore grande mio. Era riferita ad un'altra domanda, porca miseria. Rita, tu è il migliore cliente che io ho mai avuto. Grazie, grazie per averci scelto. La prossima volta No, compro no, la tua offerta. Camila, no. No. Vabbè, stacchetto, terza parte del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Come anticipato prima, andiamo a capire cos'è la rete civica della salute nel servizio in cui ce lo spiega il coordinatore provinciale Salvatore Gullotta. Provincia della Sicilia si è messa in moto la Rete Civica della Salute, un progetto ambizioso promosso dall'Assessorato regionale alla Salute e dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, un servizio importante per i cittadini. A spiegarci come funziona è stato il coordinatore provinciale di Rete Civica Salute, il medico Salvatore Gullotta. La Rete Civica della Salute è un sistema aperto di cittadini riconosciuti dal sistema sanitario regionale e organizzati fra di loro per avere, come dire, una maggior voce nei confronti dello stesso sistema sanitario per segnalare le problematiche, i disservizi e qualsiasi cosa riguarda il campo sanitario. È una sorta di leva che il cittadino ha a questo punto a disposizione per poter dialogare meglio con il sistema sanitario regionale. È praticamente una istituzione riconosciuta dall'Assessorato regionale alla sanità e dai comitati consultivi delle aziende sanitarie locali, per cui è un sistema che permette finalmente al cittadino di avere voce in capitolo. Il cittadino può essere semplicemente un cittadino informato, basta registrarsi sul portale con una propria mail per ricevere periodicamente le cosiddette pillole della salute, cioè una sorta di informazione
ufficiale da parte del sistema sanitario regionale nei confronti della cittadinanza. Può invece assurgere a un ruolo di maggior impegno, il cosiddetto riferimento civico della salute, e ne nasceranno tanti comune per comune, in modo che il riferimento civico sia a disposizione di una serie di cittadini riuniti fra di loro per avere una sorta di ulteriore leva di voce in capitolo nei confronti di tutto il sistema. Questo è un po' il sistema, come retto, diciamo, come retta la rete civica. Io della rete civica ne faccio parte, sono il coordinatore provinciale e sono il responsabile del distretto di Giarre. Nella mia, come dire, iniziativa si parte da Mascali per ovvie ragioni, io lavoro e vivo qui in questa comunità, per cui parto da qui, ma mi riprometto di fare il giro di tutti i comuni limitrofi per presentare rete civica alle varie amministrazioni. Le amministrazioni sono coinvolte perché i sindaci, gli assessori, gli amministratori, i consiglieri comunali possono a loro volta rivolgersi ai riferimenti civici per dare ulteriormente risposte ai cittadini bisognosi di risposte in campo sanitario. Dopo questa fase divulgativa, cosa accadrà? Siamo un'organizzazione a disposizione della cittadinanza, in favore della cittadinanza per dare risposta. Ma faccio un esempio pratico. In questi giorni abbiamo siglato un accordo con l'ASP di Catania per essere al fianco dei sindaci del territorio, va bene, per dare risposte nella fase dell'emergenza Covid alle istanze dei cittadini. Quindi i sindaci riconoscono rete civica, interpellano e investono rete civica delle problematiche, di qualsiasi problematica legata al Covid, e rete civica si fa portavoce presso l'ASP di risolvere la problematica. Ecco, questa è la nostra funzione in questo momento. Siamo già stati all'ASP, abbiamo siglato questo accordo, quindi ci stiamo organizzando per dare mano a questo tipo di attività. Bene, questa era appunto la Rete Civica della Salute, questo progetto, appunto, questo importante progetto dell'assessorato alla salute, l'assessorato regionale alla salute, che verrà portato avanti qui sul territorio, parte da Mascali, appunto, con grazie a Salvatore Gullotta. Adesso cambiamo completamente argomento, come già annunciato all'inizio, andiamo a parlare del primo romanzo di Valentina Selgi, che è pronta in videocollegamento. Buonasera Valentina. Buonasera Rita. Grazie intanto di aver accolto il nostro invito e insomma, a voi. Di raccontarci, ecco, questa sera questa che è la tua prima fatica letteraria. E, intanto appunto diciamo che Valentina Selgi è un insegnante di inglese per bambini, è un'organizzatrice di eventi si definisce una grande amica della fantasia che da sempre l'accompagna nella sua biografia artistica, dice, in un continuo scontro, eppure a volte incontro alla realtà. È catanese di origine, vive a Fiume Freddo di Sicilia, dove è nella sua Sicilia, appunto, dove è nata. Ci sono state tante fughe all'estero per poi ritornare sempre alla propria terra. Valentina, intanto, diciamo, adesso vediamo l'immagine del tuo libro, Mariposa, che comunque è qui, e quindi lo faccio vedere anch'io. Forse si vede al contrario? No, ok. Quindi questo è il tuo primo libro, il tuo primo romanzo. Diciamo innanzitutto com'è nata Mariposa? Beh, direi che Mariposa è un'amica speciale. È speciale perché è un'amica immaginata, che diventa reale però nel momento in cui io le ho dato un nome. È anche speciale perché è nata in un momento particolare, sia della mia vita che un po' della vita di tutti, perché grazie a Mariposa io sono riuscita a confortare l'angoscia in cui ero piombata a causa di questo
essere invisibile che ha sconvolto, che così invisibile eppure così potente, così crudele, da essere riuscito a sconvolgere la vita di tutti noi, la normalità di tutti noi. Io, grazie a Mariposa, sono riuscita ad allontanarmi da questo essere sconosciuto, da questo sconosciuto che faceva paura, per immergermi in questo sconosciuto che invece era affascinante, che mi invitava ad andare avanti sempre di più e a scoprire sempre più quello che vedevo appunto nella mia mente. Quindi potrei dire che Mariposa non è solo questo, rappresenta anche però un sogno che si avvera, perché in fondo io ho sempre scritto, ma mai fino ad ora ero riuscita a portare a compimento una creatura, diciamo, a dare vita ad una creatura che potesse poi diventare un romanzo. Questa volta invece sono riuscita a portare a compimento e a pubblicare. E poi in fondo un sogno, chi ha la passione di scrivere realizza il sogno quando condivide quello che ha scritto, quindi quando anche gli altri leggono quello che hai scritto. Che tipo di romanzo è? Che genere è Mariposa? Potremmo dire, se dobbiamo inserirlo in un genere letterario, sarebbe un fantasy, ma non mi limiterei a dire non voglio limitare il genere, però direi anche che in realtà non è solo un fantasy, perché i personaggi, che in particolare sono personaggi femminili, sono in realtà molto legati al reale. Infatti io potremmo dire che questo libro, questo romanzo, questa storia è dedicata un po' a tutte le donne, perché le donne reali possono sicuramente identificarsi in uno di questi personaggi o anche in più di uno, perché pur se appunto si tratta di un fantasy, tra questi personaggi c'è chi affronta il conflitto tra il desiderio di autodeterminarsi e il rispetto delle regole. C'è chi riesce ad affrontare, a superare lo sconforto e la sfiducia negli altri e in se stessa, proprio ritrovando la sua luce, la propria luce, la propria forza in se stessa, come scoprendo e riconoscendo i propri talenti. E questo, tra l'altro, avviene anche e grazie alla partecipazione, all'interazione tra queste donne. Quindi c'è l'amicizia, c'è l'amore, c'è la speranza, lo spirito di protezione, lo spirito di la generosità e anche la stima tra donne. Tutte dinamiche, sentimenti, emozioni che esistono appunto nel reale, tranne forse la stima, che io credo la stima tra donne dovrebbe essere più evidente nel mondo reale, esiste più nell'ideale che nel reale. Ma per il resto tutto esiste nella realtà. E allora, noi quando abbiamo presentato il romanzo nel nostro post, insomma, che lo annunciava, dicendo appunto che trovandoci a ridosso della giornata internazionale della donna, appunto, cadeva, diciamo, a fagiolo proprio la presentazione di questo libro, ove appunto il femminile più che le figure femminili viene fuori con... cioè in maniera importante, no? Abbiamo questa energia, questa complessità appunto delle figure femminili, e troviamo il femminile comunque anche nei personaggi maschili. Sì, sì, sicuramente. È chiaro che l'evidenza, proprio perché è una storia dedicata alle donne, una lettura dal punto di vista femminile, le figure prevalenti sono sicuramente quelle femminili. E in parte, proprio in questa lettura maschile, in qualche modo forse anche gli uomini che lo leggono possono capire un po' di più di quello che è l'universo femminile, forse. Intanto sono arrivate anche dei saluti. Francesca Billeci e Pirosca Farkas ti salutano, e poi abbiamo Patrizia Catanzaro che scrive: buonasera, che aspettative pone Valentina in questo romanzo? Lo vede come un inizio, come un arrivo? Vorrebbe pubblicare ancora? Grazie per questa domanda.
Direi che è un inizio dal punto di vista sì della pubblicazione, ma non spero che non sia un arrivo, perché anzi che questo mi dia la spinta per riuscire a pubblicare altro. Già ho nel frattempo, io appunto, dato che questa è la mia maniera per rifugiarmi in un mondo mio speciale, ho già scritto delle altre cose, spero che poi insomma cresceranno, diventeranno altre creature da mostrare e condividere a chi avrà piacere di leggermi. Un altro saluto arriva da Maria Grazia Ipsale, e poi Serena Pagano scrive: come ha scoperto la sua passione per la scrittura, come l'ha coltivata? Domanda che ha una difficile risposta. Come ho scoperto? Ho sempre scritto, allora forse la chiave sta proprio nella fantasia. Fin da piccola ho sempre amato inventare storie, raccontare delle storie, ovviamente quando ero piccola, e sentire appunto delle storie. Poi questo ascolto è diventato lettura, quindi l'amore per la scrittura deriva anche dall'amore per la lettura. Ho sempre letto tantissimo e ho sempre creduto nella magia della lettura e del libro come oggetto magico in qualche modo, perché come ti dicevo quando abbiamo parlato, io credo che aprire, insomma sfogliare la copertina di un libro permetta di attraversare una porta e così accedere ad un universo, ad un mondo che è zitto, muto, nascosto lì dentro quelle pagine, in mezzo alle parole, che prende vita, si concretizza, si materializza nei nostri occhi, comunque dentro la nostra mente, proprio attraverso la lettura. E quindi credo che leggere e quindi scrivere sia qualcosa di magico che serve nella vita di nella mia vita almeno sicuramente. E poi abbiamo, allora, Paola scrive appunto, sono Paola, cioè Paola Platania, sì, sì, sì. Quando hai iniziato a scrivere questo libro, avevi già tutta la storia in mente o l'hai elaborata strada facendo? Grazie anche a Paola per questa domanda. No, in realtà non avevo assolutamente in mente la storia né l'evoluzione. Come ho detto prima, per me è stato una immersione in un mondo sconosciuto che mi si è svelato man mano che scrivevo. E man mano che scrivevo mi si presentavano anche questi personaggi con le loro caratteristiche, con il loro aspetto fisico, con la loro storia, con la loro vita. E man mano che andavo avanti si intrecciavano le vite tra di loro e la storia stessa prendeva vita dall'inizio fino alla fine, non c'era niente di programmato, di studiato, ecco. E poi abbiamo un'altra domanda, abbiamo tante domande, devo dire. Sempre Paola scrive: come è cambiata la tua vita scrivendo? È cambiata in questo senso, nel senso che nella scrittura, almeno se parliamo della storia di Mariposa, io sono riuscita a creare un universo magico, incantato, perché appunto non esiste nella realtà, ma che era reale per me, che è reale nel momento in cui ho vissuto in questa città, con queste persone, lontano da questo mondo reale che purtroppo al momento è difficile, in cui appunto la normalità, la quotidianità, le relazioni con gli altri, con gli amici, con le persone che conosciamo, con gli sconosciuti sono difficili, non sono quelle di sempre. Quindi è stata una risorsa sicuramente, e lo è. Vediamo un'altra immagine, questa nello specifico è di tu, insomma, presentala tu, perché ci è arrivata intanto anche, credo, un commento proprio da lei. Da Geraldine. Allora, in questa foto siamo Geraldine e io. Geraldine de Leon è una illustratrice geniale che è stata veramente, è diventata un'amica, un'alleata veramente importante, perché è stata lei a vestire la mia mariposa, a darle questo aspetto, perché il disegno di Mariposa della copertina è mio, ma senza Geraldine non avrebbe avuto questo aspetto, perché è stata lei a trasformare il mio disegno in grafica, a vestirlo di rosso e a renderla appunto un'immagine che potesse diventare una copertina.
Quindi proprio il progetto, quindi il tuo disegno, quello che si nota, quello che notavo io nella copertina è proprio questo, questo volto, questo volto a metà, che sì, può avere anche questo un significato, no? Sì, allora anche questa, devo dire che la caratteristica forse della scrittura di questa storia è proprio la spontaneità, non c'è stato niente di ragionato. Mi sono lasciata proprio guidare dalla mia immaginazione. E anche per quanto riguarda il disegno della copertina, ovviamente pensavo a che cosa dover mettere in copertina, ma solo alla fine della storia, solo dopo aver concluso, è venuta fuori questa immagine di questo viso a metà con questi capelli che sono un po' un'ala, che però, pur essendo metà, in realtà comprende già un po' l'insieme di umano e di incantato, un po' di magico, di leggero, che è parte della storia del romanzo. Però credo che questo essere una metà permetta poi a chi guarda l'immagine di decidere a suo piacimento come immaginare l'altra metà. Quindi se deve essere umana, o più incantata, o più magica, insomma. Quindi spazio anche all'immaginazione dei lettori. C'è qualcosa di autobiografico in questo personaggio? Devo dire di no. In realtà quando scrivevo non ho pensato assolutamente di parlare di me, ma devo dire che chi mi conosce bene e l'ha letto, più persone di coloro che l'hanno letto e mi conoscono bene hanno detto che vedono tanto di me, anche magari in Mariposa, negli altri personaggi, quindi certo possibilmente nella scrittura qualcosa sarà venuta fuori, ma senza volerlo, se così è. Alessandro Selgi scrive: un caro abbraccio, cara Valentina. E poi Gennaro Miano scrive: buonasera a tutti, ciao Valentina. Quali sono le difficoltà e gli ostacoli maggiori per chi vuole vedere pubblicato un suo scritto? E qui appunto abbiamo una pagina enorme. Quanto tempo abbiamo, Rita? Quanto tempo abbiamo? Perché qui ecco, vabbè, possiamo dire che in realtà è una questione di scelta. Io ho scelto la strada dell'autopubblicazione, proprio perché in realtà, in particolare in questo momento, avevo proprio l'urgenza di condividere. E comunque credo di aver fatto la scelta giusta, perché in ogni caso esistono queste case editrici di self-publishing che comunque ti assistono, sono delle vere case editrici, almeno quella a cui mi sono affidata io, è proprio una casa editrice e quindi ti segue lungo tutto il percorso. E questo perché? Perché in quanto a scrittrice, utilizziamo questa parola, autrice esordiente, è chiaro che se vuoi tentare la strada della casa editrice, della grande casa editrice, evitare, perché chiaramente non sei nessuno, quindi chi ti pubblica? L'alternativa è tra la casa editrice locale e regionale, non so, e il self-publishing, perché questa la difficoltà sta proprio nella pubblicazione. Quindi se comunque tu vuoi pubblicare, puoi seguire questa strada del self-publishing. Poi comunque la cosa importante sarà promuovere il libro, di modo che le persone ti leggano e quindi sperare che poi saranno gli altri a confermare che quello che hai scritto è qualcosa di buono e verrà apprezzato. E tu stai avendo tante risposte positive, vediamo infatti che adesso vediamo una carrellata di foto che mostrano delle mani dei tuoi lettori, ti mandano appunto queste foto con il libro insomma in mano, che poi il fascino del cartaceo, secondo me, di averlo appunto fra le mani, resta sempre un fascino appunto intramontabile, no? Sì. Sì, sicuramente, sono d'accordissimo con te. Infatti, sinceramente, non ho creato l'ebook. Per quanto il libro è disponibile su tutte le piattaforme online, ho voluto appunto il cartaceo, perché io, ad esempio, non riesco a leggere sul computer. Ho bisogno proprio del libro, di toccarlo, di sfogliare le pagine, di vederlo, sicuramente. Sì, e sono felice che tutte queste persone abbiano piacere a dirmi con queste foto che mi mandano: sto leggendo il tuo libro. Non c'è cosa più bella, no? Sì.
Il libro esce proprio per San Valentino, il 14 febbraio, e insomma tu l'hai promosso attraverso un canale particolare, perché diciamo subito che il tuo libro, quello che insomma viene fuori dalla... Io lo sto leggendo, non l'ho ancora finito, però sono a buon punto. I bacchetti, vero? non l'ho ancora finito. Però appunto quello che viene fuori immediatamente, perché credo che poi il libro si debba leggere anche più volte per trovare tanti significati, no? È questa sorta di esperienza sensoriale. È un libro un po' che appunto ti trasmette diverse esperienze appunto sensoriali, e tant'è che tu insomma crei anche coni, insomma anche delle parole nuove che danno vita a delle realtà. Spieghiamo perché appunto l'uscita del libro è stata accompagnata anche dalla creazione di un dolce alle barbole, che è questo frutto ortaggio di cui parli appunto nel libro, che non si trova in nessun ortofrutta, ma solo a Pontel, dentro il nostro amico libro. Ritorno indietro un attimo all'uscita del libro, che appunto è stata per San Valentino, e quindi non appena io ho saputo che il libro sarebbe uscito insomma per San Valentino, ho immediatamente approfittato di questo fantastico giorno in cui si celebra l'amore, e quindi quale colore rappresenta l'amore se non il rosso. Questo connubio tra il rosso di Mariposa e il rosso di San Valentino mi ha portato appunto a proporlo come regalo per San Valentino. E allora ho subito coinvolto la mia amica, nonché nostra maestra pasticcera di Fiume Freddo, di Sicilia, Barbara Veronica Braghero, con un'idea un po' strana. Le ho detto, che ne pensi se... diamo la possibilità ai tuoi clienti che vengono qui a comprare le tue prelibatezze, ecco la nostra Barbara. Quindi vediamo appunto Barbara, che insieme ad Iginio Massari noi l'abbiamo già avuta ospite, o meglio, insomma, abbiamo trattato di Barbara e delle sue vittorie, quindi insomma la conosciamo. Infatti, quindi dicevo che l'ho coinvolta immediatamente proponendole di dare la possibilità ai suoi clienti di acquistare anche il mio libro come regalo per San Valentino, abbinandolo non solo ad una delle sue tante dolcezze e prelibatezze, ma anche ad un fantastico, e qua possiamo usare questa parola, dolce alle barbole. Quindi Barbara è stata felicissima non solo di dirmi subito sì, facciamolo, ma è stata entusiasta anche di inventare, di creare solo ed esclusivamente per Mariposa il dolce alle barbole, che non esiste se non appunto nel suo Storia di un chicco di grano. Quindi grazie a lei la fantasia si materializza in un dolce, perché le barbole non esistono naturalmente, ma grazie a Barbara sì, esistono. E diciamo che questo dolce lo possiamo ritrovare anche per l'8 marzo, e quindi insieme al libro chiaramente, e si può fare quindi questo regalo diverso per le donne. Bravissima, perché comunque ogni occasione è sempre buona per leggere e regalare un libro, quindi San Valentino, anche la festa delle donne, poi tra l'altro un libro come questo è veramente un regalo adatto ad una donna, ma anche diciamo ad un uomo che appunto, come dicevo, vuole un po' interessarsi delle donne, meglio, e quindi può trovarlo anche da Barbara abbinandolo ad un dolce, perché no, prenotando anche un dolce alle barbole e portarsi a casa un po' di fantasia. Un'altra cosa simpatica che hai fatto è abbinare dei segnalibro origami. Ne vediamo alcuni, è una cosa che a me ha affascinato molto, perché è una cosa molto carina, segno sempre di una cura particolare e di creatività, chiaramente.
Sì, anche questo non è stata non è una, un progetto, non è stata una cosa pensata, anche questa è stata una cosa che è venuta fuori così molto naturalmente, spontaneamente, è stata la Mariposa stessa che mi ci ha portato. Credo, se devo dirti perché, credo perché un po' perché mi affascinano appunto, mi affascina l'idea del che un quadrato di carta possa trasformarsi solo piegandolo in una forma. E poi proprio perché gli origami che appunto da carta, da semplice quadrato, diventano una farfalla, un cuore, un fiore o qualsiasi altra forma, rappresentano proprio la forma che prende sostanza, che prende vita anche qui, quindi la fantasia, l'immagine che si trasforma in qualcosa di visibile, di anche insomma che è possibile però toccare. E quindi secondo me si abbina, si insomma lega bene a quello che è Mariposa. Giusy Sanfratello chiede: buonasera Valentina, una delle sue scrittrici preferite? Decisamente Isabella Allende. E devo aggiungere Amélie Nothomb, che è una, non è, da noi non è proprio molto conosciuta, insomma, io l'ho conosciuta proprio di persona in Belgio, ed è una scrittrice eccentrica, molto, mi è piaciuta molto, e la amo da quando l'ho scoperta. Quindi diciamo che queste due sono le mie preferite. E poi ancora Angela Fazio scrive: cara Valentina, c'è un personaggio in particolare in cui ti identifichi? E poi ti saluta, un caro saluto. Grazie. Un personaggio di Mariposa in cui mi identifico? No, nessuno in particolare, ma come dicevo all'inizio, credo che un po' tutte le donne si possano identificare, quindi anche io, in una di loro, in tutte loro, in una delle loro scelte, magari in un momento particolare della vita, perché tutte, secondo me, possiamo vivere quello che loro hanno vissuto e affrontato, ognuno a modo suo, in un momento diverso della sua vita. Alessandro Selgi scrive: non vedo l'ora di poterlo leggere. E poi Luisanna Baldini: buonasera Valentina, innanzitutto complimenti. Chi sono gli autori che più ti hanno ispirato nel tuo percorso? Che sono quelli che hai detto, giusto? Sì, in più potrei aggiungere, anche se parliamo di, in generale, di uomini, perché mi chiedevano anche, perché la domanda era su scrittrici. Amo molto anche Paolo Coelho e Baricco, Baricco come scrittore italiano. Questi diciamo che sono in generale i miei scrittori di riferimento, sì. Una cosa che viene fuori, appunto, che ho apprezzato molto nel tuo libro, è la capacità di descrivere sensazioni, emozioni. E, io ti ho detto oggi, descritte, che vengono descritte come luoghi dell'anima, no? Io riesco a visualizzare anche le emozioni, anche i sentimenti, anche le sensazioni che tu descrivi. Leggo proprio due righe per diciamo, semplificare quello che dico. Il mattino lo trovò fresco come la rugiada nel bosco dopo una notte di sonno profondo, senza sogni né risvegli, come gli capitava spesso invece. Si preparò la sua colazione e poi per uscire. Pettinò i baffi e la barba ed indossò il suo completo verde oliva. Poi attese. Moses fu puntualissimo. Il suo sorriso profumato lo guidò per la città. Gli mostrò dove comprare al miglior prezzo e lo aspettò mentre comprava, consigliandolo pure. Poi gli offrì un cestino delle famose barbole di Pantael, omaggio di benvenuto, gli disse Solare, senza concedere possibilità di replica. Questo era proprio un piccolo stralcio, ma ce ne sono tanti altri, in cui appunto ciò che viene fuori proprio sono queste descrizioni accurate. Sì, forse perché hai ragione, sì, capisco quello che mi vuoi dire, nel senso che credo che questo dipenda dal fatto che io, come ti dicevo prima, per me è stato bellissimo immergermi in questo mondo che scoprivo a poco e io vedevo, per me la cosa meravigliosa è stato vedere tutto quello che avevo bisogno in qualche modo di descrivere, quindi avevo bisogno di utilizzare, di trasformare in parole tutte le immagini che scorrevano nella mia mente. E per questo, forse per questo, perché volevo trasformare in immagini
tutte le sensazioni, le emozioni che io ho vissuto insieme ai miei personaggi, insomma, che anche le sensazioni, le emozioni, gli odori, tutto viene visualizzato, è visualizzabile forse per questo motivo, perché le immagini che vedevo io volevo, ho cercato di trasferirle su carta attraverso le parole, appunto. E quindi se ci sei riuscita, se è arrivato anche a te, è bello per me, naturalmente. Sì, è arrivato decisamente e poi ci sono appunto, come dicevo prima, queste sensazioni, quindi questi colori, luci, profumi, anche il profumo è descritto e sembra, diciamo, proprio arrivare, sembra di percepirlo, quindi ecco, questo è quello che poi da una prima lettura perlomeno viene fuori. Ultimissima domanda, perché non abbiamo tempo, però te ne farei davvero tante altre, ma un'altra cosa che, ecco, salta diciamo immediatamente all'occhio, che questo libro magari a prima vista potrebbe anche far pensare a un libro per ragazzi, invece leggendolo credo che non sia un libro per ragazzi ma per adulti, perché è abbastanza complesso e introspettivo. Sì, sono d'accordo con te, perché nonostante appunto sia un fantasy, un po' magari per il linguaggio che non è appunto così lineare come magari risulta il linguaggio dei libri per ragazzi, e in parte sicuramente come dici tu, perché prevalente è l'introspezione dei personaggi e quindi i messaggi che vengono fuori sì, non sono così lineari appunto come e semplici come avviene ai libri per ragazzi, che devono essere appunto così. E poi il finale è un finale, dicevi, aperto. Sì. Sì, perché mi piace molto pensare che alla fine della storia ogni lettore, in base anche al suo modo di essere, al suo modo di vivere e di leggere questa storia, decida come finisce questa storia, qual è la vera fine della storia. Ovviamente non vi posso dire perché, naturalmente, perché dovrete leggere, ma c'è un motivo per cui ognuno può decidere bene, può decidere esattamente come far finire la storia. Oppure no, insomma. C'è una fine, ma poi ognuno decide come farla finire. Vabbè. Poi ti so dire quando arrivo alla fine, quale sarà la mia. Barbara Veronica Braghero, che salutiamo. Ciao cara Valentina, è un onore per me poter collaborare con una donna incredibile come te. Grazie Barbara. Questo a proposito di collaborazione tra donne, vedi? Sì, infatti. Bene, in chiusura diciamo dove possiamo trovare allora il libro. Ok, innanzitutto, come abbiamo già detto, da presso Storie di un chicco di grano a Fiume Freddo di Sicilia e sempre a Fiume Freddo presso l'edicola Messina, in via Umberto. Dopodiché, proprio grazie per poter far condividere anche gli amici che mi hanno chiesto da Riposto, da Giarre, insomma, da altri paesi, è possibile trovarlo anche a Riposto presso la Cartolibreria Galati, a Giarre, Cartolibreria Galati, che si trova in Corso Italia a Riposto, la Tabaccheria del Viale, che si trova a Giarre in Via Libertà, e poi chiunque può comprarlo online su tutte le piattaforme ovviamente su cui è possibile acquistare libri, in particolare anche You Can Print, che appunto è il sito diretto. Sappiamo che possiamo seguirti anche sulle tue pagine, la pagina Facebook, proprio Valentina Selgi Autrice, mi pare. Bravissima, grazie. E poi volevi annunciare anche un appuntamento proprio di lunedì 8 marzo. Sì, grazie per avermelo ricordato, l'avevo dimenticato. Proprio per, sempre per coinvolgere Barbara, proprio lunedì, in occasione della Festa delle Donne, abbiamo pensato di fare una piccola diretta proprio di lì, dalla storia di un chicco di grano, e vedremo cosa verrà fuori. E lo vedremo il dolce alle barbole, quindi. Su prenotazione si può avere, perché siccome è una cosa fresca, siccome è fresco, quindi io devo qua sostenere la cara Barbara, non posso vendere delle cose che devono essere prima prenotate, su prenotazione sicuramente si potrà avere. In ogni caso si possono comprare tutte le altre bontà di Barbara e sempre il mio caro Mariposa. E infatti facciamolo vedere di nuovo, e poi in chiusura Paola Platania ci scrive: Valentina e Barbara, due donne fantastiche.
Grazie Paola. Quindi questa, diciamo, Valentina, è la presentazione, la tua prima presentazione del libro. Speriamo che magari con la bella stagione, appunto, di poter fare magari una presentazione in presenza proprio del libro, e magari all'aperto, in qualche area all'aperto. E sì, Barbara, sì, lo troveranno l'8 marzo, credo, mi riferisco al dolce alle barbole. Bene, io ringrazio Valentina Selgi per averci parlato di Mariposa, e niente, in bocca al lupo, e insomma, leggetelo, perché merita sicuramente una lettura che merita. Grazie. Valentina. Grazie a te, Rita, e buona serata, buon proseguimento. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao. E adesso andiamo, ecco, andiamo a parlare, prima dello stacchetto e dell'ultimissima parte del programma, delle iniziative, a proposito di Giornata Internazionale della Donna, le iniziative di Giarre. Infatti l'assessore alle pari opportunità del comune di Giarre, Ermelinda Nicotra, in vista della Giornata Internazionale della Donna di lunedì 8 marzo, ha organizzato alle 11:30 nel Salone degli Specchi, verrà sottoscritto il protocollo d'intesa con l'associazione Rea Ollus per la gestione dello sportello d'ascolto antiviolenza e antistalking Maria Rita Russo, approvato dalla Giunta Comunale. Saranno presenti il sindaco D'Anna, l'assessore Nicotra, appunto, i rappresentanti dell'associazione. Sempre lunedì 8 marzo alle 18, su organizzazione della Proloco di Giarre col patrocinio del comune e la partecipazione dell'assessore Nicotra, in diretta streaming dal Salone degli Specchi, si svolgerà il convegno dal titolo La figura della donna nel mondo greco e romano. Durante il convegno l'assessore Nicotra presenterà ufficialmente il primo concorso Donne che raccontano. Si tratta di un'iniziativa con premiazione finale prevista per il 6 maggio. Vediamo anche la locandina del concorso, appunto finalizzata tramite un elaborato a dar voce a tutte le donne della nostra comunità, al fine di far emergere il vissuto di coloro le quali siano state protagoniste di episodi degni di essere raccontati e conosciuti. E adesso stacchetto e poi ultima parte del punto web. Andiamo a trovare il nostro Marcello Mazzari in videocollegamento. Ciao Marcello, credo sia la prima volta di questa nuova stagione, quindi grazie di essere con noi. Ciao Rita, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti e agli amici che ci seguono per il punto web. Sì, credo sia la prima volta nel 2021, sì. Inauguriamo ufficialmente il ritorno qui al punto. Grazie mille. Grazie a te. E andiamo a parlare con te di calcio Catania e della sconfitta, purtroppo, che c'è stata da pochi giorni nel derby contro il Palermo. Esatto Rita, il Catania non vive un periodo felicissimo in campo e fuori dal campo. In campo perché, come hai detto bene tu, è arrivata questa sconfitta nel derby contro il Palermo, una partita chiaramente molto sentita, il derby di Sicilia, quindi è un derby che quest'anno, dopo ben 7 anni dall'ultima volta, tornava ad esserci in Serie C. L'andata il Catania aveva pareggiato 1-1 allo stadio Barbera di Palermo, nonostante poi fosse stato il Palermo, diciamo, anche lì a meritare maggiormente il risultato. E invece mercoledì sera, in questo turno infrasettimanale del girone C di Serie C, girone al quale appunto partecipano sia Catania e Palermo, è arrivata purtroppo la sconfitta della squadra allenata da mister Raffaele, che continua a non vivere un momento positivo in campo. Ecco qui la regia ci fa vedere le immagini del Palermo che addirittura è andato ad esultare sotto la tribuna stampa, dove erano presenti anche i dirigenti della società Rosanero, e questo è stato vissuto anche come un gesto di assoluta umiliazione per il Catania, che i cugini rossoneri, insomma, esultino in casa, seppur in uno stadio che sappiamo essere chiaramente deserto vista l'emergenza sanitaria e tutti i vari protocolli che impediscono ai tifosi di essere allo stadio.
Il Palermo ha vinto 1-0 giocando una partita sicuramente migliore rispetto a quella del Catania. Qui con le immagini sempre vediamo Mario Santana, che è stato anche l'autore della rete decisiva, il capitano fra l'altro del Palermo, un giocatore storico della squadra rosanero che era tornato proprio in Sicilia l'anno scorso e che ha accompagnato il Palermo in questa risalita dalla Serie D alla Serie C. Infatti questo è il primo anno del Palermo in Serie C. Sappiamo che il Palermo l'anno scorso purtroppo falliva e ha dovuto ripartire dai dilettanti, quello che invece ha evitato il Catania quest'estate grazie a Siggi. Però nonostante questo, nonostante il Palermo sia, come possiamo dire, inferiore a livello tecnico rispetto al Catania, ha fatto una partita di assoluto sacrificio e di assoluta anche poi qualità in quelli che sono stati i momenti decisivi della gara. Infatti poi questa rete di Mario Santana nel secondo tempo ha deciso l'incontro, con il Catania che ha sì attaccato, ha cercato insomma di dimostrare una superiorità tecnica che però poi non c'è stata. Questa un'immagine direttamente dallo stadio che vi ho fornito a inizio gara, a inizio del programma, ed era invece un'immagine dell'inizio proprio della gara, appunto nello stadio Massimino Deserto. E quindi per il Catania insomma si continua ad essere un periodo poco positivo, perché non solo la sconfitta contro il Palermo, ma il Catania non vince da ben 6 partite, quindi la squadra di Raffaele non sta vivendo un momento positivo, rimane al 5° posto in classifica nonostante appunto questi periodi, che tutto sommato rientra nell'obiettivo stagionale, perché quest'anno il Catania non era stato costruito per vincerlo questo campionato ma per trovare una posizione tranquilla ai playoff. Però chiaramente, come immaginerai Rita, perdendo il derby viene a mancare anche quello che poi è uno degli obiettivi sempre stagionali delle squadre calcistiche, ossia quello di vincere il derby contro i rivali. Il Catania non ci è riuscito e quindi si deve leccare le ferite, ed è un periodo tra l'altro importante, perché nel frattempo qui la regia ci mostra questo abbraccio che rappresenta l'ultima rete invece che ha fatto il Catania proprio nella sua ultima vittoria, che è stata qualche settimana fa. Questo è il momento appunto del gol per un Catania che adesso si dovrà proiettare già questa domenica contro il Bisceglie a cercare un nuovo successo, che appunto, come dicevo prima, manca ancora da un po'. Ed è un momento, come avevo detto all'inizio del mio discorso, negativo in campo ma insomma traballante anche fuori dal campo. Perché? Perché l'ultima volta, Rita, che ci eravamo sentiti era verso fine dicembre, e ti avevo raccontato di questa trattativa che vede il Catania protagonista per la cessione delle quote del club all'uomo che vediamo in foto, che è Jota Copina, un imprenditore italo-americano che a inizio gennaio ha firmato un contratto preliminare per l'acquisto delle quote del club, che attualmente invece sono in possesso di Siggi. Però purtroppo, nonostante questa firma del preliminare, un closing per il passaggio del 100% appunto delle quote a tutti gli effetti per renderlo il nuovo proprietario del Catania e quindi dare il via ad un nuovo progetto sportivo che sicuramente sarebbe importante per la società ma anche poi per tutta la città di Catania, purtroppo ci sono stati dei rallentamenti nelle ultime settimane legati sempre alla situazione debitoria del Catania, perché Tacopina, prima di compiere questo investimento, vuole assicurarsi che Siggi riesca a diminuire del più possibile i debiti importanti che la società etnea ha con l'erario e con il comune di Mascalucia. Purtroppo questi accordi ancora non sono arrivati e quindi il closing previsto inizialmente per fine gennaio, poi per metà febbraio, adesso è stato spostato addirittura a metà fine marzo. Quindi il Catania deve ancora attendere per capire quale sarà il suo futuro. Diciamo che comunque questo affare non è a rischio, perché sono dei problemi che dovrebbero essere ottemperati, però chiaramente un po' di malumore c'è stato in queste settimane anche per questa situazione, nella speranza che appunto il tutto si possa risolvere al più presto possibile e che anche il Catania stesso in campo riesca a trovare poi le ambizioni per riuscire ad arrivare in fondo a questa stagione con degli obiettivi, per poi ripartire quest'estate con questo nuovo progetto che, dopo tanti anni di sacrifici, insomma, può essere davvero la rinascita di questo club. Bene Marcello, come sempre preciso e conciso. Grazie. Il tuo contributo è sempre prezioso e speriamo allora di ritrovarci presto. Assolutamente.
sicuramente del Catania, ma appunto anche degli altri sport. Grazie, grazie mille Rita, grazie, una buona serata, alla prossima. Questo era il nostro ultimo ospite, o meglio il nostro ultimo intervento. Io come sempre vi ricordo che potete rivedere la trasmissione, il programma in replica sulle nostre pagine, GS Produzioni Video, il punto web su 01 TV. Ringrazio la regia di Salvo Faro, l'operatore Giuseppe Faro, quindi che insieme formano GS Produzioni Video, e ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV, e naturalmente ringrazio voi per aver interagito con noi ed essere rimasti con noi fino ad adesso. Grazie, buon fine settimana e alla prossima settimana.